Salve a tutti, oggi parliamo di un argomento un po' spinoso, perché è forse l'argomento su cui maggiormente vengono fatte domande da parte dei neofiti, ed è in particolare quello: voglio fare, voglio prendermi il primo betto, che è un acquario per un betta, che tipo di acquario, quanti litri, ma principalmente il nodo è quanti litri. Se vengono da me, spesso dicendo mi sono stato aggredito in quel gruppo o in quel forum solo perché ho detto che ho preso un acquario di 15, 13, 10 o 20 litri e sono stato aggredito come se stessi maltrattando il mio betta e come se sto facendo una cosa grave. Ora, per quanto mi riguarda, dico sempre, io dico la mia e baso sulla mia esperienza, non sul fare in modo di sembrare, come si dice, il più animalista, quello che ci viene più al betta. No, io so cosa c'è, di cosa necessita il betta in realtà, e quindi so quanti veramente sono i litri. Infatti questo titolo è Litri per betta? Domanda, cioè, è giusto fare un discorso di litri per betta in un acquario? E vediamo il betta che di fronte a questa domanda ha la faccia triste. Ora, scusatemi, io non sono un bravo disegnatore, ve lo dico subito. Vediamo appunto la faccia triste. Perché? Perché è un discorso completamente sbagliato. Partiamo dal precetto che non si può con il betta ragionare di litri per betta, ma si ragiona di condizioni in cui viene tenuto. Un betta non sta bene in acquari grandi, un betta sta benissimo in acquari piccoli se gestiti bene. Quindi questa è una cosa prima che bisogna tenere in mente. Poi le politiche che ogni forum ha, ogni gruppo ha, fatti loro. Io dico in base alla biologia del betta, che conosco abbastanza bene, o almeno credo di conoscerla abbastanza bene. Quindi cercherò anche di dare le mie motivazioni su questo. Poi tutte le fantasie, le favole, quelle di chi consiglia minimo 100 litri per un betta, 200, 300, cioè ognuno ne può sparare quante ne vuole. Si rispetta l'idea di tutti, naturalmente, però io dico il perché un betta può stare tranquillamente in 10 litri e vediamo il perché. Allora, cancelliamo in primis questo titolo. Come sempre vi invito a visitare www.betterale.it o il nostro gruppo Facebook. Ormai crescono a dismisura, ci fanno una marea di domande. Allora, prima di tutto, partiamo dal fatto che in betta esistono in natura principalmente tre tipologie di pesci. Esistono, allora, noi immaginiamo questo qui il nostro livello di acqua, esatto? La nostra vasca. Allora. Ed è la nostra vasca. Ci sono pesci che in natura sono nati, tipo i pesci farfalla africano, i pesci accetta, che sono sempre sudamericani, i pesci accetta sono sudamericani. Sono nati per vivere in superficie, ci cioè sono evoluti con una struttura del corpo, quindi anche ossea, muscolare, eccetera, per vivere in superficie. Hanno la schiena piatta, hanno un addome molto pronunciato nella parte inferiore e la bocca superiore, gli occhi nella parte superiore. Questi qui sono i pesci nati per vivere in superficie, sono pesci di superficie. Poi ci sono pesci invece di mezz'acqua, che sono quelli che hanno un bilanciamento fra parte superiore e inferiore del corpo, la bocca in mezzo, l'occhio in mezzo, cioè posizionato, diciamo, in maniera bilanciata rispetto al corpo, non sulla parte superiore o su inferiore. Quindi questo qui, per esempio, vediamo i mitici pesci neon, i guppi. No, i guppi sono più, ecco, i guppi per esempio sono pesci da soli che vivono principalmente di superficie parziali, anche perché poi ci sono pesci che vivono in superficie, solo in superficie, e invece pesci che sono di superficie ma non completamente, cioè che tendono ad andare anche sul fondo. Lo vedremo, questo è il caso del betta, per esempio il guppy è un pesce che è strutturato con una bocca nella parte superiore, però è un pesce anche che nuota tranquillamente a mezz'acqua. Quindi è un pesce da via di mezzo fra mezz'acqua e acqua da superficie. Quindi vediamo, ogni pesce ha avuto una struttura ossea differente, una struttura muscolare differente, un corpo differente in base ad adattarsi alle proprie esigenze. Per esempio, questi pesci generalmente mangiano insetti che cadono in acqua,
E quindi li prendono subito questi qui che vivono in superficie. Quindi, per esempio, alcuni, per esempio, il pesce acere. Possiamo ricordare il pesce acere. Cosa fa? Sputa la mosca che, per esempio, sta. La mosca che sta sulla foglia e se la mangia. Sono appunto pesci che vivono in superficie, cioè a livello dell'acqua, e poi per il suo adattamento nell'alimentazione anche. Quelli invece di mezz'acqua generalmente predano piccoli crostacei, piccoli pesci, eccetera. Comunque si nutrono principalmente del cibo che vive a mezz'acqua. Poi abbiamo i pesci di fondo. Che sono, ecco fatto, abbiamo la bocca nella parte inferiore, l'occhio e la pinna. Allora, questi pesci invece si sono evoluti per brucare sul fondo o mangiare le alghe. Per esempio, ricordiamo i loricardi, i coridoras, i botia. Sono tutti pesci che si sono evoluti per mangiare e vivere sul fondo. E quindi abbiamo queste tre tipologie principali di corporee dei pesci, quindi una struttura che vive in superficie, una struttura corporea che vive in mezz'acqua, una struttura corporea che vive nel fondo. Teniamo presente queste tre differenze. Perché? Ora vedremo il betta, perché è un pesce tutto particolare. Perché chi si mette a consigliare 100, 200, 400, no, il betta minimo 60 litri, minimo 50 litri. Secondo me queste cose non le sa. Perché non si è mai preso un betta e se l'è studiato al microscopio. Come il suddetto qui ha fatto un sacco di volte, studiandosi l'anatomia del betta. L'anatomia, scusatemi, del betta. Allora, il betta in natura, è inutile che si dice di no e che si inventano favole, vive in piccole pocce. Vive principalmente in acqua, non piccole pozze, ma quello anche perché tende poi a saltare da una pozza all'altra nella stagione secca, quindi si è adattato. Ma principalmente lasciamo stare le pozze, che magari si può trovare nella pozzanghera, nel tronco dell'albero, eccetera. Ci sono vari video su internet che li puoi trovare tranquillamente, non sto dicendo fesserie. Comunque sia, vive in acqua bassa. Questo qui è fatto sviluppare appunto per l'acqua bassa, senza corrente, con cui si ha povera di ossigeno, un organo supplementare chiamato il labirinto, che hanno tutti quanti gli anabatidi. Però c'è chi l'ha sviluppato in modo più eccessivo, quasi da risultare quasi una funzione polmonare, dico quasi. Qui entriamo nel campo dei pesci di più noi, chi li conosce sa di cosa sto parlando. Invece betta un labirintide. Per esempio, i pesci di Pinoy sono i cianna, e invece ci vuole, ci sono dei pesci sempre degli anabantidi o labirintidae che lo hanno sviluppato in maniera meno eccessiva, quindi non posso, hanno necessità di vivere in acque più correnti. Il betta invece è uno di quelli che l'ha sviluppato in una maniera non nella sua famiglia, nel suo ordine, non in una maniera iper eccessiva. Ma eccessiva, perché c'è chi l'ha sviluppato molto più di lui, tipo l'anabas, che è un pesce africano. Quindi, lui cosa ha sviluppato? Ha sviluppato un organo, mi dicevo, è una struttura ossea per esistere in acqua bassa, per riprodursi in acqua bassa, per cibarsi in acqua bassa e ferma principalmente. Quindi vive in piccole pozze. O comunque, se la stagione c'è, acqua bassa. Perché? Perché è un pesce che ha una conformazione, facciamo un disegno, scusatemi per il disegno, non sono un bravo disegnatore. Facciamo così. Nella bocca parzialmente rivolta verso l'alto, una schiena più dritta e la pancia pronunciata sotto. Cioè questo betta ha sviluppato una capacità, cioè questo pesce ha sviluppato una capacità di poter, quindi può saltare da pozza a pozza. Quindi una struttura muscolare principalmente nel peduncolo caudale, da qui proprio questa sua caratteristica muscolare, ne ha dato poi la particolarità per essere molto resistente nei combattimenti, fuori dell'acqua, vivere anche in acqua umida. Ha
Comunque, come dicevo, appunto, avendo la bocca, la parte superiore, vive tendenzialmente in superficie, quindi in questa zona qui, in superficie, ma in acque basse. Per questo non ha bisogno di una vescica natatoria molto sviluppata, come per esempio i pesci accetta, che devono rimanere in acque correnti, in superficie, con acque alte, e quindi hanno una struttura corporea completamente diversa. Il betta, dovendo vivendo in acque basse, ha ridotto l'efficienza della sua vescica natatoria. Cioè, la vescica natatoria cos'è? È quell'organo che gli permette di salire e scendere sul fondo. Quindi in acqua lo vede salire e scendere, salire e scendere. Quindi questo qui è stato ridotto. Quindi questo betta, il betta, appunto come dico sempre, non va tenuto in acquari molto grandi, perché appunto non è un pesce che si è evoluto anatomicamente per vivere in acque alte. È un pesce che, ok, io tendenzialmente consiglio massimo 20 cm di altezza, ma pure se siamo un limite massimo di 50 cm di altezza dell'acqua, secondo me già è troppo. Mi capiva più volte di vedere pesci tenuti così, che poi hanno sofferto varie patologie legate alla vescica natatoria, o comunque sia, si stancavano prima, si ammalavano più facilmente. Quindi il betta è un pesce che deve vivere in acqua bassa. Non perché lo dico io! Non perché lo dico io, ma perché questo l'ho visto io per esperienza, appunto studiando l'anatomia. Perché è conformato in questo modo, è conformato, cioè si è evoluto, il suo corpo si è evoluto per vivere in acqua e basso, perché sviluppa un organo respiratorio particolare che lo fa permettere di vivere in acque basse stagnanti, con poco ossigeno, e una vescica natatoria meno efficiente rispetto ad altri pesci. Poi perché è un pesce che non necessita di salire e scendere, è un pesce che vive in pochi litri d'acqua. Quindi questo qui è per capire perché io dico sempre che un betta è meglio tenerlo in acqua piccola. Io consiglio 10 da 10 litri in su, e vediamo il perché. Allora, prima di tutto, la vasca. Una vasca per un betta, anche se di 10 litri o di 20 litri o di 30 litri, non importa, non deve essere stretta e alta, perché il betta ha problemi con l'altezza dell'acqua. Prima cosa che dobbiamo tenere in considerazione: altezza dell'acqua, no. Vasca stretta e alta, no. Vasca circolare, tipo la boccia, no. Perché? Ve lo spiego subito. La boccia non dà punti di riferimento al betta, che invece per lui sono essenziali per creare un nido. Essendo un pesce molto territoriale, lui cerca l'angolo dove creare un nido, principalmente l'angolo, perché dopo se c'è la foglia lo fa, però lui crea il suo territorio in base ai punti di riferimento. A parte che gli dà fastidio alla vista il vetro tondo, questo è un altro discorso, però gli toglie i punti di riferimento. Io non consiglio mai la boccia. La cosa migliore è una vasca. Scusate. Bassa, diciamo massimo proprio 20 cm di acqua, ma secondo me se si rimane sui 15-10, cioè, è meglio fare molta vegetazione, mettendo dei tronchi o altro. Cosa importante: temperatura, quindi il riscaldatore, tenere una temperatura, se lo dobbiamo semplicemente tenere in vasca, sui 25-27 gradi. Coperchio, e spiego perché il coperchio. Perché, appunto, come abbiamo detto, il betta, essendo un pesce che respira aria atmosferica, cosa succede? Se qui dentro vive, per esempio, a 27 gradi, e fuori ci sono 20, 15 gradi, quando prende l'aria fredda, lui si raffredda. Quindi va tenuto col coperchio e mantenere poi l'ambiente, con questi sia tutto in vivo con la temperatura. Quindi niente vasche aperte no. È importante tenere la luce, non molto intensa. Io preferisco molto i neon o luce LED rosa, che danno una luce tenua, non forte, adatta pure per le piante. Spesso c'è chi esagera pure con le piante galleggianti, io non le amo. Si possono mettere con il betta, un gusto mio che non le amo le piante galleggianti, perché tolgo luce alle piante di sotto. Allora, come abbiamo detto, già la forma della vasca è molto importante. Quindi vasca bassa. Quindi
essendo una vasca bassa, può essere pure 300 litri, l'importante è che sia bassa. Però naturalmente le vasche basse in genere sono quelle di 20-30 litri, sono quelle vasche piccole. Io consiglio piccole proprio perché appunto il betta, essendo un pesce molto territoriale, ama uno spazio piccolo, ma mo ci arriviamo. Allora, cosa importante, c'è chi fa questi benedetti acquari senza filtro, lasciano l'acqua stagnante con le piante e secondo questa teoria le piante fanno da filtro e mantengono i valori stabili. Allora, io sconsiglio assolutamente questa tecnica perché non ha delle basi. Io proprio non la consiglio in alcun modo, c'è chi la segue, ma per me non ha proprio delle basi valide. L'acqua rimanendo senza filtro ristagna, le sostanze inquinanti aumentano, poi la maggior parte delle cause, diciamo delle conseguenze, non delle cause, che escono fuori sono idropisia, batteriosi, eccetera, eccetera. Sono vari casi che mi sono capitati, tanto che ho dovuto bandire questa tecnica dal gruppo. Quindi, per favore, mettiamo il filtro. Il filtro dove metterlo? Se è interno. Io ti consiglio al lato, non dietro le pareti, per esempio qui, no, mettiamolo al lato in modo che uscendo l'acqua movimenta tutta la vasca facendo la corrente, riproducendo, diciamo così, per dire un fiumiciattolo, ma teniamo in cui se uscita il filtro a livello del livello dell'acqua così che la possa muovere, che è importante, se no l'acqua in superficie ristagna e si fa la platina batterica. Quindi mettiamo l'uscita del filtro, magari pure leggermente a cascata sopra il livello dell'acqua. Altrimenti si può usare un filtro esterno. Il filtro esterno, onestamente, in alcuni casi io lo consiglio perché ha una capacità poi filtrante maggiore. Perché nel filtro, scusate, il filtro interno deve rimanere ridotto nelle dimensioni per dare spazio alla vasca. Quindi spesso ha una capacità filtrante inferiore. Invece quello esterno ha una capacità filtrante maggiore, essendo anche più grande. Quindi ha un'efficienza filtrante maggiore, si collegano i tubi e mettiamo come sempre l'uscita dell'acqua sulla parete di uno dei lati. Quindi filtro, riscaldatore, coperchio, luce. Mettiamo il fondo che vogliamo, quello va a gusti, anche l'arredamento, le piante, quelli vanno a gusti. Non sto molto a consigliarvi, poi c'è un articolo approfondito sul sito. Cosa importante, se vogliamo tenere solamente un betta, un betta maschio, allora lo possiamo tenere in vasca da 10 litri, sempre completamente attrezzata, mettendo una piantina da 10 litri fino massimo 30 litri per un betta maschio. Se invece vogliamo tenere un maschio e altri pesci, allora lì sì, io consiglio minimo, dipende poi da quanti pesci vogliamo mettere, 20 litri. Se vogliamo tenere un maschio e più femmine, lì va molto piantumato l'acquario e ci vogliono, secondo me, minimo 30 litri per poter mettere almeno due femmine. Più che altro perché, beta, essendo molto territoriale, tende poi a scacciarle per evitare problemi, quindi diamo abbastanza spazio con abbastanza piante, così che le femmine possono scappare, ognuno si fa il suo territorio. Ora voglio aprire un altro capitolo. C'è una legge, come qualcuno dice online, che ci impone per forza 30 litri per un betta? No, non c'è. Ci sono normative locali, sono regionali, comunali, che impongono alcune solamente per i negozi, altri per locali pubblici, eccetera, comunque anche per chi le detiene in casa, minimo 30 litri o 20 litri, dipende dalla normativa. Però sono regioni o comuni, dovete ecco, qui dovete informarvi voi. Quindi io non voglio dire no, non esiste assolutamente o no, si può ottenere 30 litri. Lì dovete poi informarvi voi. Per esempio, nella mia zona non c'è niente del genere, quindi può essere tenuto un betta tranquillamente in 10 litri. Se nella vostra zona vi informate che viene imposto per legge minimo 30 litri per un pesce, allora usate minimo il 30 litri o il 20 litri per un pesce, dipende che normativa avete. Quindi non c'è una legge nazionale che impone questo. Ok? Non c'è una legge nazionale. Ci sono le normative locali. E lì dovete stare a informarvi voi e per tenere poi giustamente a norma di legge. Dove questi non sono obbligati, non c'è nessun obbligo di litri, allora io vi consiglio da 10 litri in su, il betta ci sta benissimo. Ho esperienze di utenti che lo tengono in 10 litri e lo tengono da anni, vivendo benissimo. Invece in vasche grandi, come ho spiegato, non essendo un betta, un pesce
Evoluto per vivere in grandi spazi e con acqua alta, lui soffre. Magari può essere il caso dove vive bene e il mio vive bene in 100 litri. Ok, il tuo vive bene in 100 litri, è capitato. Ci sta. Però, nella maggior parte dei casi, appunto, come ho detto sempre, l'anatomia, l'evoluzione del betta è più vivere in acqua bassa. Qui ho voluto spiegare brevemente, molto brevemente, il perché. Questa, come sempre, è la mia idea, che può essere giusta o sbagliata, mi baso sulle mie esperienze. Io rispetto tutti quelli che la pensano diversamente da me. C'è chi gli vuole consigliare anche 100 litri. Per me è sbagliato, ma rispetto comunque sia l'idea. Quindi, per mia esperienza, vi dico: dai tranquilli, da 10 litri in su, perché 10 litri? Perché mettendoci una piantina, mettendoci il filtro riscaldatore, quindi scendiamo come se un minimo in quei 6 litri di spazio, 6-5 litri di spazio. Dandogli 1 cm per litro al betta, sta bene. Tanto il betta costruirà il suo nido, essendo un pesce molto territoriale, cosa fa? Costruisce il suo nido di bolle e vive lì. Non è un pesce sociale, non è un pesce che nuota, un grande nuotatore come per esempio Neon e Discus, non è un pesce sociale, è un pesce fortemente territoriale e statico. Per esempio, se mettiamo un neon solamente, per dire un paracheilodon innesi, in 10 litri da solo, quello gli sta male. Ma pure se lo mettiamo in 100 litri da solo. Perché è un pesce che vive, per esempio, in branco, quindi ci vogliono almeno 6 esemplari, è un grande nuotatore, è un pesce di mezz'acqua, quindi ci vogliono come minimo quei 60 litri per poter nuotare, ma dico come minimo, è un pesce che necessita di un certo spazio e di altri suoi simili. Il betta no, è un pesce statico, territoriale, sviluppato ed evoluto nella sua anatomia per vivere in acqua bassa, che è la cosa più fondamentale, indipendentemente se la vasca è pure lunga 3 metri. L'acqua deve essere bassa se vogliamo farlo stare bene e vivere appunto in piccoli spazi. Lui, anche se la vasca è di 3 metri, cosa farà? Si creerà il suo piccolo ambiente nella vasca, si creerà le sue bollicine in un angolo e quello lì è il suo territorio. Tutto l'altro a lui non gli serve, è un optional. Tutto lo spazio che c'ha, possiamo mettere altri pesci perché per lui sarà un optional. Ok? Con questo concludo. Vi ringrazio per l'attenzione, grazie a tutti, ciao!